Here we are, ragazzi, con un altro appuntamento insieme a Ti Tiro la Staccata. Salve a tutti, cari Nico, sono Renone, ben ritrovati qui in una nuova puntata su MotoGP 21 Carriera. Carriera che ormai ha preso il volo per l'undicesimo titolo mondiale, si spera, del buon Ti Tiro, che ha ottenuto 124 vittorie, ma non ha ottenuto la 125esima per via di una cazzata fatta ad Assen. Una cosa importante, ragazzi, voglio dire, ovvero che mi è dispiaciuto leggere commenti tipo l'hai fatto apposta, palesemente apposta, eccetera eccetera. Non è proprio stato così. Se no non avrei reagito per due minuti rimanendo a bocca aperta, cercando scuse, cercando spiegazioni, dicendo chiaramente, palesemente, sei un coglione, Ti Tiro, ovvero sono un coglione io. Ecco, non le faccio apposta, ragazzi, non vedo perché avrei dovuto prendere 3 secondi di distacco e poi prendere una penalità. Volevo vincere anche perché era stata una gara piuttosto combattuta, diversa dalle altre di solito, però vabbè, peccato. E poi volevo proporvi una cosa, volevo proporvi, magari non per il Kimi Ring e non per quella dopo, ma da Silverstone in poi magari, se vi va possiamo partire ultimi, possiamo provare l'esperienza di partire ultimi e goderci qualche bel duello partendo da dietro, magari facendo non gare da 6 giri ma facendo gare da 8-9 giri, quindi un 35% invece che un 25% come sto facendo. Ditemi un po' cosa ne pensate, scrivetemi qua sotto nei commenti, mi raccomando, cerchiamo di arrivare anche stavolta a 1000 Mapiasa, perché è una cosa molto bella e naturalmente mi fa amare ancora di più quello che sto facendo oggi. Kimi Ring, pista difficile e complicata, dove ricordo che nonostante non ci fosse l'anno scorso, perché è stata cancellata per via del Covid nel motomondiale ufficiale, quello vero, qui facevamo fatica nella MotoGP ma anche nelle categorie inferiori, ricordo benissimo. E occhio, perché i tagli qui sono veramente bastardi. Quindi ci vediamo in qualifica. Partenza orrenda. Pista difficilissima comunque, mamma mia. Sarà che non ci hanno corso mai e quindi le traiettorie sono tutte da inventare, perché io mi concentro anche proprio anche vedendo cosa fanno nella Formula 1 reale e nella MotoGP reale, quindi è molto difficile questo tracciato per diversi aspetti. Ah, da 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 da. Ops. Dai 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 dai, ci siamo lanciati molto bene stavolta. Abbiamo tanto margine in realtà, anche se questo 54 già pole position. Bellissima questa uscita per un lungo rettilineo, non potevo chiedere di meglio, sinceramente. Le gomme comunque si deteriorano in una maniera impressionante, qui che sono le soft, non le useremo mai in gara, però è una cosa allucinante. Sì, bello pulito, bello qui. Parte difficilissima questa. Parte difficilissima. È sempre molto difficile azzeccare bene tutti i punti di frenata, anche perché la moto si scompone parecchio anche qui. Lavoro abbastanza accorto quello di Tiro, alla ricerca di un'altra pole. L'ennesima della stagione. Penso tutte conquistate tranne le due gare dove ha piovuto in qualifica, Le Mans e Mugello. Ah, Niccolò dà fastidio qua. E come. Oh mamma mia. Penso che sia diventato fantasma perché sta rientrando ai box. Sì, è così. Mamma mia, che culo, che paura anche. Però un bel 54, pardon, e 6 non ce lo toglie nessuno.
Gran giro questo. Gran giro di tiro. Beh, che dire, un secondo e mezzo quasi rifilato a Pedro Acosta, Darren Binder. Difficoltà sempre 120, ve lo ricordo, quindi la massima. Però io non mi sento proprio sicurissimo, perché il 54-6 l'abbiamo preso, l'abbiamo fatto solo una volta. Non sono molto convinto di riuscire a fare qualcosa adesso, soprattutto perché le gomme sono molto, molto, molto in crisi. Quindi credo naturalmente che andremo con gomma dura dura, perché qui l'usura è esagerata, esosa. E... ancora qualche istante. Sì, Guido? Avrà inizio. Bene, bene, bene. La gara avrà inizio, 5 giri come al solito. Una cosa che mi avete chiesto voi è normale, cioè giusta, ma perché l'IA vediamo che parte con le soft, con le medie. Adesso vediamo, Costa parte con media hard, poi B. Ma dietro, che è successo dietro? Ma non ci posso credere. Dovrebbe essere tutto ok, spero ragazzi. Vediamo un po' se la moto c'è. La moto c'è? La moto c'è? Quindi incredibilmente siamo pronti per partire. Attenzione, via! Attenzione, via, 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 via. Kimi Ring parte con una partenza disastrosa, come al solito, del buon Titiro. Non sa partire, evidentemente proprio non sa partire. Però c'è da dire anche che è già tanto che è partito, nonostante il botto prima del formation lap, diciamo. In un certo senso, attenzione. Mamma, mi sono cagato sotto, ragazzi, ho visto. Ah! Abbiamo dovuto mettere un attimo una marcia prima, una marcia inferiore, perché altrimenti la nostra moto era morta. Comunque mi sono cagato sotto perché qualcuno al tornante si stava infilando pesantemente. Niente da fare qui sul dritto. Sul dritto stanno, sul dritto vanno, eh. Che è la prima volta questa, penso, che vanno. Bene così. Belli, belli. Qualcuno è caduto dietro. Noi ne approfittiamo. Non su quello caduto, ma ne approfittiamo in accelerazione, perché siamo usciti fortissimi. Anche se abbiamo frenato piuttosto presto. Dopo il rettilineo, bene così. Voglio riprendermi subito la prima posizione, perché è giusto così. Voglio cercare di fuggire, voglio cercare di fare ritmo in questa pista, dove fare ritmo è particolarmente difficile, secondo me. È proprio difficile fare anche un tempo. Ho dovuto qualcun altro intanto, perché sono curve diverse, ci stanno che cadono. Sta, è normale, fa parte della Moto3, della Moto2, fa parte anche della MotoGP. Ma questa pista qui comunque io non ci vedo proprio una Ducati. Cioè io non ci vedo proprio una MotoGP in questo tracciato. Tracciato comunque lungo, perché per fare un giro 1 minuto e 50 con le Moto3 ce ne vuole, insomma. All'esterno su Pedro Acosta! All'esterno così comunque di cattiveria. Mamma mia. Mamma mia, cattiveria sì, ma anche estrema velocità in più. Un altro pilota ha fatto un'altra curva, ti tiro, ancora una volta. All'ultima curva riesce a riprendere la prima posizione su Darren Binder. Sì, riusciamo a prendere la prima posizione, ma sul dritto ne ha di più. Sul dritto ne ha di più, attenzione, mi spinge anche interno. La curva è a destra, lui va ancora più a destra. Praticamente non la voleva fare la curva. E gli diamo la prima posizione a Darren. Va bene, dai, 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 Darren. È quello che vuoi. Non ti preoccupare. TBB comunque molto largo qui. Diciamo che secondo me non è il modo migliore per intraprendere la carriera del motociclista. Secondo me mi permetto anche di far così, perché sì. Bello però che finalmente ne hanno sul dritto. Noi siamo col power 2, non voglio mettere il power 3 al momento. È molto raro comunque che anche col power 2 siano veloci quanto o più di noi. Solo che la traiettoria che fa in uscita non è fantastica. Attenzione che qua mi vuole prendere il posteriore, mi vuole far cadere, l'ho capito io. Ho capito l'idea di Darren Binder, interessante, perché ha vantaggio su quelli dietro, quindi vuole farmi cadere. Ma non è così, non oggi, non oggi. Andiamo avanti. Occhio, la moto qua si scompone in una maniera clamorosa. Poi è una curva leggermente in salita, è difficile. È proprio difficile. Ma la curva più difficile secondo me è questa, perché non sai mai quando frenare, che non vedi la curva a destra. Ma è facilissimo prendere un avvertimento, è facilissimo finire male. Mamma mia, il Petronas lì. Buon Petronas Binder, che rischia di farci cadere. Ci fa vedere un colpo sicuramente, questo sì. Lungo, 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 lungo. Brutto qua il raccordo, non l'abbiamo proprio raccordata, è diverso.
Però il giro comunque lo completiamo in un modesto 55? No, un modesto 56,4 per dirvi, 2 secondi più lento rispetto alla qualifica. Ma è vero che abbiamo avuto un intenso duello, mamma mia! Vietato fumare in ingresso. La metti in derapata all'ingresso. È la prima curva. E se ne va. Un secondo di vantaggio. Abbiamo fatto molto bene, in maniera molto aggressiva, il primo settore. Siamo 3 decimi e mezzo sotto, ma voglio vedere fino a dove riusciamo ad arrivare, onestamente, perché voglio proprio capire. E comunque stiamo perdendo tutto dritto rispetto a quello che facevamo prima, vedendo dal delta. Quindi evidentemente avere una moto alla tua sinistra e alla tua destra comunque ci dà la scia. So chi è caduto. Rodrigo mi sembra sia caduto, e non solo. L'ha fatta troppo interna questa, non benissimo. Infatti l'uscita, perdiamo un po' dal delta. Dai, 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 7 decimi. Dove l'ho preso l'avvertimento? Scusate, dove l'ho preso l'avvertimento? Sono veramente sincero. Dove l'ho preso? Ho preso l'erba? Non mi sono andato a riprendere l'erba, devo essere onesto. Ah, bene così, va bene. È l'ultimo settore dove guadagniamo tantissimo rispetto agli A. Qua soprattutto come curva. Sì, 1,54 l'abbiamo fatto. 1,9, abbiamo guadagnato 2 secondi su Binder. At least. Bello qua, bello. Penultimo giro. Con l'anteriore, nonostante non è che la stiamo usando tantissimo, e non c'è più. Per ora che chiede pietà. Va bene. Vediamo con Power 3 quanto guadagniamo sul dritto. Eravamo un decimo e due sopra prima di iniziare il rettilineo. Lo guadagniamo tanto con Power 3. Direi circa 3 decimi. Circa 3 decimi di guadagno sul dritto. Questa gara la voglio fare col power a 2, basta. 3-4 di vantaggio, attenzione. Oh, mamma mia. Se cadiamo però power a 3, non mi interessa, paura. Madonna, che paura, mamma mia, che svirgolate che dà. Ma non in accelerazione, ma proprio in fase di frenata, per frenare la moto. Uno stile di guida che secondo me non è appropriato per la moto 3, ma evidentemente per la moto 2 e per la moto GP magari va bene. Più per la moto 2, stile di frenata che si addice tanto alla moto 2. E chissà che Tiro non ci stia già allenando, dato che dopo questo gran premio, se tutto va bene, andrà oltre i 200 punti in classifica e tanto vantaggio avrà sugli avversari. Dunque vediamo. Vediamo. Molto curioso di vedere ciò. Iniziamo adesso l'ultimo giro, ragazzi. L'ultimo beautiful giro. 3 secondi e 7 di vantaggio. Questo giro qua non abbiamo guadagnato tanto. Forse 3 decimi, niente di che. Abbiamo comunque gomme distrutte. Sapevo che andavo incontro all'avvertimento, ma non potevo ormai evitare il peggio. E va bene così. Stavolta però l'IA non va molto piano. O siamo noi che stiamo andando piano, o perché non siamo col power a 3 e tutto. Volevo usare il power a 2 per vedere un po' la differenza. Avrei potuto dare tipo col power a 3 magari un secondino e mezzo, due secondini in più. Però nonostante non usiamo il power a 2, che dà quella botta in accelerazione, in velocità, insomma, diciamo, attenzione! Nonostante tutto, le gomme si usurano tantissimo. Sono delle dure. Il consumo è proporzionato alla gara che facciamo da 5 giri.
molto strano. Ora non facciamo troppi errori, non facciamo cagate. Comunque la 125esima vittoria che sta per arrivare è una pista dove non mi pare che Tiro abbia mai vinto l'anno scorso. Quindi questo è un risultato d'oro. Potrebbe arrivare la vittoria numero 125 della carriera del motomondiale. 125 vittorie, ragazzi. Mamma mia. Qua si allarga senza problemi. Saluta il pubblico. Che però onestamente non vedo, perché non vedo le tribune qui. Va bene, non ci sono tribune. Ma comunque Ti tiro c'è, festeggia. Ti tiro c'è, tutti in piedi sul comodino. No, niente, non vuole fare il... non vuole impennare, ma va bene così. Bello, bellissimo. Ogni volta che non posso vedere il finale. Con 4 secondi e mezzo di vantaggio su Darren Binder, l'unico a scendere sotto il 50. Non è vero, Gabriel Rodrigo se ne esce con un 54.8. Gabriel Rodrigo se ne esce con un 54.8. Non è il miglior giro della gara. Complimenti. Vediamo un po' per quanto riguarda la classifica. 77 punti di vantaggio. Questo vuol dire 3 gare di vantaggio più 2 punti. 25-25-25 più 2. Mamma mia, fantastico. E 4 gran premi, quasi 5 gran premi di vantaggio su Darren Binder, che tra l'altro è il secondo arrivato. Non ho visto McPhee dove è arrivato, quindi vediamo un po' nel costruttori se abbiamo guadagnato qualcosa. No. Abbiamo perso in realtà 3-4 punti, quindi vuol dire che McPhee tutto sommato è arrivato lì davanti. Questa è una sfida quasi impossibile da vincere, sono 2 contro 1. E è molto difficile perché sono proprio il secondo e terzo in classifica, purtroppo. O le vinciamo tutte da qui in poi, da qui in avanti, e possiamo farlo. Perché su non so nemmeno quante gare andiamo a vedere. È il vero coronamento di un weekend di grande fatica. Beh, bella gara questa, senza ombra di dubbio. Lavorare così per gli avversari sarà davvero difficile. Però non c'era proprio... scampo. Non c'è proprio scampo, bravissimo. Ti tiro, no, voglio vedere quante gare abbiamo fatto durante la stagione già. E andiamo nel weekend di gara, sì, ok. Andiamo nel weekend di gara. Decima tappa. Abbiamo vinto 8 gare su 10. 8 gare su 10, mi pare. Solo quelle che non abbiamo vinto sono state Assen e Catalunya. Va bene, 8 gare su 10, ne mancano ancora un po'. Ma non troppo in realtà, eh. Quante gare mancano effettivamente? Vediamo un po'. Valencia, ne mancano 9. 9 gare al termine, ragazzuoli. Occhio, perché abbiamo già 3 gare di vantaggio. Potremo portare anche il costruttori a casa nostra. È il mio obiettivo. A presto. Ciao.